you fucking bitch. Hey là ragazzi, salve a tutti, bentornati con una nuova parte di Pikmin 3. Siamo al giorno 6. Allora, nella scorsa parte cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una visita qui alla selva sorgente, abbiamo preso due frutti e non abbiamo incrementato un po' la situazione Pikmin, ma nient'altro. Allora, dato che qui alla selva sorgente non c'è più niente da fare e alla Serra Speranza nemmeno, a meno che fino a che non troviamo un altro cosa di Pikmin non possiamo farci niente, io mi dirigerei qua alla tundra gelo. Oh, cioè perché c'è Charlie? Mi dirigerei qua alla tundra gelo, tundra gelo, a vedere cosa succede. Dove appunto molto probabilmente penso che ci sia Charlie. Scorte per 9. Siamo a 9 scorte, abbiamo 9 scorte, quindi credo che duriamo anche 9 giorni. Oh mio Dio. Oh, lì c'è già un frutto. L'ho visto. E vi... ma... no? Cos'è successo? Aia, che botta! Stai bene, Alf? Stai bene, Alf? Eh? Alf? Non c'è nessuno. Non ci posso credere. Ci siamo schiantati di nuovo. Ma cacchio, se trovate le patenti nei cereali. Oh mio Dio. È così buio qui dentro. Ah, lo so. Mi piace un sacco sta roba del... Wow! C'è qualcuno qui. La cipolla dei gialli! Pikmin giallo. Guardali, che pompati! Che pompati! Pikmin, che staranno combinando? Guarda che pompati! Io raccolgo questi. Semi di Pikmin. Ragazzi, abbiamo trovato la cipolla dei gialli. Oh. Quindi qua fanno il conduttore. Grandissimi! Lampada. Questa luce è fortissima. Addirittura. Porca vacca. È diversa dai rossi che abbiamo trovato, vero? Pure questa è una di quelle cipolle? Se non c'è la luce non potranno sopravvivere. Ah. Porco Giuda! Ok. Volevo prendere quello, ma credo che lo lascerò lì per adesso. Allora, facciamo subito scorte di gialli. Oh, grandissimo. Guarda il gamepad. Possono essere lanciati molto in alto. Allora, i gialli, ragazzi, cosa... che caratteristiche hanno? Praticamente, oltre che resistere all'elettricità, come avete ben potuto vedere dalla loro presentazione, possono essere lanciati in alto. Quindi, tipo, raggiungono spazi che altri Pikmin non possono raggiungere. E anche lontani, ovviamente. E questo posso... Ah, ok. Non lo voglio, eh. Conducono l'elettricità, ok. Questi sono gli insegnamenti sui Pikmin basilari, insomma. No, ma che figata! Non pensavo di trovarli già subito. Cioè, sì, no, pensavo di averli trovati, ma con... col picciotto, là, con Charlie. Cioè, pensavo che ce li dasse dopo, comunque. E non adesso, così. Comunque là per adesso non possiamo andare perché ci manca un capitano. Di là posso andare però, vero? Sì. Vedete che tipo possono volare nei macelli? 5. Buono. Poi di qua cosa ho visto? Ho visto tipo... un altro e un geyser, ho visto? Sì. Quello è un geyser. Con quello là si torna in superficie. Almeno credo. Ormai non mi stupisco di tutto. Comunque ragazzi è una figata, eh. Cioè tipo loro partono, trum, si conducono l'elettricità così. Nell'uno scendevano da un albero. Ma lì c'è un roccione che si sposta con 20, mi pare. Mi pare c'è scritto 20, non so cosa vuol dire. Ce l'abbiamo 20, sì, giusti. Ok. Questo cos'è? Palla di ferro. Spostatemela giù. Questa va giù, va. Certamente. Io! Ragazzi, ho paura di cosa possa succedere là sotto. Ma io ci andrò comunque.
Lì c'è il geyser. Siamo usciti? Sì. Oh. Adesso mi chiedo se fossi entrato nel geyser. Fuck. Oh, finalmente sono fuori. No, non andare avanti. Oh, Alf! Ma quello è Alf? E vedo anche la Drake. Dimmi. Chiama Alf, sì. Alf, sono da questa parte. Chi ha bisogno degli iPhone qua? Pff, abbiamo un Copad. Ah, ok, c'è lo stesso video. Ah, Brittany, meno male, sei sana e salva. C'è un po' di interferenza. Riesco a vederti da qui. Sei dall'altra parte del fiume. Lo so. Dobbiamo cercare di unire le forze per ricongiungerci. Premi Y per passare a me il comando. E adesso non vorrei premerlo. Evviva, presto saremo di nuovo insieme. Se resto ancora in questo posto, mi sigilleranno pure le doppie punte. Tra l'altro ho una fame che non ci vedo. Sì, ho capito. Oh, grazie. Ah, e adesso parte il giorno. Ok. Sai, ho scoperto una nuova specie di Pikmin. Sì, l'ho vista. Oh, ma che dici, davvero? Ragazzi, seguite voi i dialoghi che ci sono lì, perché... Io ci metterei troppo. Merda, ragazzi, quanta roba. Io, ragazzi, voglio entrare, voglio tornare nella grotta, voglio vedere cosa ci dice il geyser. Mi dispiace per chi non vuole rientrarci, ma io ci rientro. Voglio sapere cosa succede parlando qua col geyser. Forse è una sorgente termale? Ops. Ah, ma fa calora. Se ne frega. Ciao. Ok, ragazzi, allora, è un casino sto posto. Che cacchio di posto è? No, il dittero no, ti prego. Dittero ladro. Guardalo. Show, via. Passa di là. Ragazzi, guardatelo. Questo qua vi ruba i Pikmin. Vieni qua. Sì. Non me. Vieni giù. Dai. T'ho preso, eh. Allora, ragazzi, questo dittero io lo odio. Guardate cosa vi fa. Vi prende praticamente i Pikmin e alcune volte anche i capitani, dipende chi c'ha sotto mano, e ve li seppellisce. Ah, di là non ci posso andare. Ah, io, se io vado con lui, cosa posso fare? Ah, di qua ci sono i cosi. Qui c'è la... Eh sì, ragazzi, troppa roba. Troppa roba. Troppa. Facciamo 30 e 30. Troppa, ragazzi, davvero, che cacchio è? Rosso. Vabbè. Aspettiamo. Chissà quei frutti. Ah no, quei cosi lì sono. Questi. Ehi, l'ho vista, eh? Dimmi. Fiore gettone. Il frutto del fiore gettone una volta raccolto ricresce. Ah, ok, sì, infatti sta. Questi qua sono i cosi che stanno ricrescendo. Lì sopra c'è un qualcosa. Merda, ragazzi, è troppo grande da esplorare tutto adesso. Oddio, un tech kit. Idrospruzzato. Pezzo di merda. Ma che accade? Sembra che stiano, che ci siano guai. Forse sono il fischietto. Sì, non ce l'aveva già detto. Che bastardo. Idrospruzzatore di merda. Oddio, cos'è sta roba? Dorifora d'assalto. Ti romperò il guscio. Oh, uccidetela. Ha mangiato qualcuno? Questo dovrebbe essere tipo la dorifora celata? Può essere? Oh mio Dio, ragazzi. Sì, no, poi dammi altra roba da esplorare, che non mi basta questa. Cioè, ragazzi, cos'è? Ma di qui non ci vado per adesso. Da questa parte non posso farci niente.
Ragazzi, è troppo grande, troppo grande. No, sono in panico. Sono in panico. Basta. Chiudo qua il video. Ci vediamo alla prossima guida Pikmin 4. È troppo grossa st'area. E io odio queste cose. Non va bene. Vai. Un po' voi. E un po' quella. Ok. Non portate niente. Questa voi. Oh, quel geyser allora dovrebbe portare non so dove. Oh, qua ci sono questi fiori. Oh, grande. Portate il materiale. Vai, 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 vai. Ok. Allora. Questo fungo invece. Ma che ricevo un segnale da lì. Si tratterà di certo del capitano. Speriamo. Quello lì è un fungo elastico, ok. Ah, questa dovrebbe essere la Cromanvilla? Cromanvilla, sì. Quindi potremmo trasformare quanti? 5 sempre. Potremmo trasformare praticamente 5 Pikmin in Pikmin del colore della Cromanvilla, in questo caso rossi. E io userò appunto i roccia perché per adesso non ci servono. Ok, questi possete portarli tutti. Non ci dovrebbero essere nemici, mi pare, nei dintorni. O almeno spero. Tempo quanto siamo, va bene. Io devo tenere sotto controllo i Pikmin, che secondo me me ne muoiono. E anche tanti. Comunque, ragazzi, quest'area è assurda, dai, non può essere così grande. Ok, qua siete tutti, mi pare. Se prendo questo geyser... vabbè, sì, no. Giusto. Via. Frutta raccolta, cos'è? Ah, la fragola è arrivata, va bene. Vai. Va benissimo. Questo lo rompo io. Se lo rompete voi. Guardali, si lanciano proprio. Oh mio Dio, quanto è grosso. C'è un qualcosa. Gettone da uno. Ok. Ah, siamo dall'altra parte. Ce l'ha fatta a romperlo? Ragazzi, è troppo grosso. Ce la farò mai. Ahi. Oh, grandi. Se la prendete, cosa, dove andate? Ah, vi buttate. Geniali. Sono bravi a scavare. Ok. Ah, i Pikmin gialli sono bravi a scavare. Quindi ricoprono il ruolo dei... bianchi? Ok. Questi scavano, chissà dove vanno a finire. Merda. Ah, c'ho paura di quello spruzzatore là. Idro qua che fa scarso. Ah, c'è il passaggio qui. Perfetto, allora. Perfetto. Passaggio che utilizzeremo noi, mi sanno, nei Pikmin. Per trasportare, dico. Allora, lì portateli in tanti perché c'è qualcosa là che vi mangia. Guardalo, guardalo. Ci ha già visto. Via, 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 fuga, fuga. Ok, e con questi dovrei aver chiuso, vero? Spero. Adesso dobbiamo pensare a quell'altra. Quell'altra dove cacchio è? Allora, intanto c'è, mi segnala lì una ciliegia, che dovrebbe essere quella sopra il pupazzo di neve. Qui siamo 80. E abbiamo fatto sto pezzo, eh. Quindi con lei dovremmo fare un altro pezzo. Seems legit. Dove andiamo però?
Bella domanda. Ah, tipo, questo posso spaccarlo? Cioè, come funzionano? Boh, io li lascio lì per adesso un attimo. Intanto devo andare a vedere di là. Oh, dannazione, ragazzi, io odio quando le aree sono così grosse e c'è il tempo. Pikmin 2 è sempre stato a tempo, giusto? Sì. Sti funghi. Sì, vabbè, fai quello che vuoi. Eccolo! L'ho trovato! Ho trovato come ricongiungerci. Vamonos. Vamonos. Ragazzi, fermi, fermi. Stoppatevi. Qualunque cosa state facendo. Cosa state facendo, più che altro? L'avete tirato giù, grandi. Grandissimi. Però adesso non me ne frega niente. Venite. Dobbiamo riparare questo ponte senz'altro. Forza. Che là ci sono anche quelle cose là che è queste, armate, corazzate, d'assalto, doriforo d'assalto. Vai, 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 vai. Venite via. Non è ancora morta! Non è ancora morta! C'è anche quell'altra là! Fuck! This! Cacchio, questa mangia. Altro che quella nel 2. Questa, ragazzi, mangia. Dai, dai, dai. Ok, grande. Adesso. Cacchio, ne abbiamo solo 20. Cos'è? Doriforo d'assalto. Il suo punto debole è la parte... Grazie. Cioè, mi hai davvero detto quello che sapevo già? Dai, 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 veloce allora. Portate, concludete e via. Oh, intanto per fortuna di qua non si può passare. Perché c'è l'acqua. Poi, oh mio Dio. Mi devo rifare i gialli. Devo fare un sacco di gialli. Forza, qui prendete e costruite. Di là ci sono... Ma cosa non... No, non ditemi che è... No, non ci credo. Come cacchio? Cioè, ragazzi, come faccio? Questo ponte non è finito. Se no scendeva. Ah, non finirà neanche queste di qua. Allora, intanto voi venite qui. 52, 28 e siamo 80, ok. Poi con voi qua... ho visto che i cadaveri comunque rimangono dove sono. Quindi tipo potrei tipo lasciarli qui in giro e venirli a prendere domani. Giusto? Fermi. Sono disperso intanto. Che è quello che era andato a... pesare il muro. Vieni qui. Dov'è? Amico. Eccolo, guarda. Guarda che imbecille. Sei in ritardo. Vediamo dove li porta. Ovviamente. Ah, forte comunque questa cosa della propria base. Mi piace. Niente. Allora faccio entrare loro e basta allora. Sì. A sto punto se non possiamo fare nient'altro. Magari la base... No, scusa, come faccio a chiuderla? Come faccio a chiuderla a parte? Cioè, a salire in superficie con lei che è qui. Li abbiamo tutti, vero? Sì.
Cioè, scusate. Ma non voglio vedere cosa succede. Se perdo tutti i gialli che estingo la razza dei gialli, mi arrabbio. Sì. Ah, vai avanti. Porca vacca! No, il coletto no! No! Questo coletto no, per favore! Ragazzi, quel coletto è il più forte. È il più forte tra i coletti che ci siano, almeno quelli che c'erano fino al 2. Nell'1 e nel 2. È il più forte. Adesso magari qua me ne hanno aggiunto qualcuno che è ancora più forte, però spero di no. Un frutto. Bacca solare, sempre. È la terza che troviamo. Cavolo, che figata, ragazzi. È assurdo però come coso. Guarda, qua sono Mi spritoni. spiace molto, Brittany, ma dovrei resistere un altro giorno. Hai capito? Ma scusa, ma io non ho capito perché adesso che sei ripartito con la navicella non puoi andarla a prendere. Con queste risorse alimentari potremmo sopravvivere ancora per un po'. 9 giorni. Butta via. Oh, sono giunti anche i gialli. Ne abbiamo persi 7. Va bene. Sì, no, ma tranquilla. Seguendo il segnale del capitano, ci siamo diretti verso una zona, verso un'area sconosciuta. È una zona molto fredda e a causa della pessima visibilità ho compiuto una manovra errata innescando il sistema di eiezione di Brittany. Temevo che la neve fitta avrebbe reso impossibili le ricerche, ma sono riuscito a rintracciarla prima di sera. È stato un vero colpo di fortuna. Insomma, non l'abbiamo portata proprio in salvo. Oh, là c'è qualcosa. Di fianco a Brittany, ragazzi, c'è un qualcosa. Salvataggio completato. Allora, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima parte. Anzi, no, fatemi vedere. Voglio vedere cosa si può fare. Allora, i ponti non sono stati completati, intanto. Qui c'è della frutta lì in giro, qui c'è un segnale che viene... È assurdo, porca vacca. Dove cacchio vuoi andarli? Merda, ragazzi, è enorme. Noi ci vediamo alla prossima parte di Let's Play Pikmin 3. Qui da Vamulf è tutto. Ciao a tutti. Fa. No, le bombe? Vai! Tutti po... No! Nell'uno, ragazzi, solo i Pikmin gialli potevano raccogliere le bombe.